Ciao, allora, nuovo video. Questa volta vi parlerò di dei piccoli acquisti che ho fatto circa 2 settimane fa. Sono degli smalti della Melissa Niles. Ne ho presi quattro e sono questi quattro che ho sulle dita. E niente, ho avuto modo di testarli in questi giorni perché io cambio smalto abbastanza spesso, un po' perché mi piace. So che magari non fa bene alle unghie, però anche perché magari con lo stress lavorativo, eccetera, eccetera, è un modo anche per rilassarmi. Quindi li ho provati e sono questi quattro. Allora, vi ho detto sono della Melissa Niles, ho preso questi tre, eccoli qui, che sono della collezione Color Matte, quindi sono mattificati, mi viene da dirlo in toscano, mattificati, e quest'altro invece che è smalto normale, quindi brillante, eccetera. Allora, vediamoli uno per uno, il primo che prendo è questo, è quello diciamo normale, quindi brillante. Avete visto l'applicazione? Il numero è BD Bologna 081. È questo bel verde quasi fluo, mentina acceso. Io non so descrivere bene i colori, comunque questo verde. E mi piace tanto questo periodo, molto molto carino, soprattutto vabbè, poi d'estate con l'abbronzatura, insomma, non ne parliamo. Poi della linea matte ho preso questi tre. Il primo che ho preso è stato questo. Ok, avete visto l'applicazione, questo è il B320 che è questo bel il Rosso. classico rosso di Natale, io lo chiamo, che è questo colore qui che ho su questo dito, quindi questo qui, e anche questo mi piace molto, ci vogliono però 2 passate per renderlo bello, diciamo, pieno come passata, però non mi dispiace. Poi un altro che ho preso è questo, che è questo un po' più scuro che ho sul mignolo. Ok, avete visto l'applicazione, questo qui anche mi piace molto, lo trovo molto elegante, soprattutto per, non lo so, magari abbinato con un outfit come sto adesso, tutto nero con questo bello smalto, oppure abbinato con un rossetto più scuro, borgogna, mi piace, quindi anche questo. E poi l'ultimo, che è quello che diciamo mi piace di più come colore perché non lo avevo, ho 3000 smalti, ma questo non lo avevo, sempre matte ed è questo colore qui. Ok, avete visto l'applicazione? Questo è il B318 e è questo bel fucsia sempre matte, anche questo per tutte le stagioni. Poi in primavera si sfoggia un po' più il fucsia, i rosa, eccetera, quindi mi Allora, piaceva come anche prima quello. impressione, Nelle 2 settimane in cui, da quando li ho, è buona, nel senso che questi vengono 2 euro, li ho trovati anche da un'altra parte che costavano 1,80 euro, 1,50 euro, quindi magari se li trovate anche in offerta, e sono 15 ml di prodotto. Comunque, come prima impressione mi sembrano molto molto validi, molto meglio di quelli della Essence, che io ne ho tantissimi, poi vi farò un video, ma alcuni sono veramente pessimi. Mi piace molto, l'avrete visto già dal video, il pennellino perché è un bel pennello. E niente, ragazzi, questo era proprio un video così per farvi vedere gli smalti che ho preso della Melissa Niles. Se non la conoscete, provateli. Non mi hanno pagato per fare questo video, magari li ho comprati io. Però ecco, magari costano poco, non mi sembrano male. Hanno anche una gamma di colori favolosa, veramente dei colori bellissimi. E mi piaceva l'idea proprio di avere il colore matte, non so, hanno una bella gamma di colore, andateli a vedere. E niente, ragazzi, io vi mando un bacione grandissimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi piace, iscrivetevi al canale e un bacione. Ciao!